Buongiorno cari fratelli e sorelle, vi do un cordiale benvenuto per questa riunione della domenica mattina nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Diamo un cordiale saluto anche a coloro che si sono uniti a noi in diretta via internet. Ci rallegriamo di essere riuniti nel nome del Signore e anche delle visite in mezzo a noi. Siete venuti da tutta la Germania e dai paesi europei vicini. Inoltre abbiamo anche alcuni fratelli ministri in mezzo a noi. Ieri abbiamo avuto il fratello Nasser da Kinshasa, Congo, anche il fratello Hervé da Lione, Francia, è tra noi. Li chiameremo più tardi insieme al fratello Jean Lambert per pregare con noi e forse per dare un saluto dalla congregazione. Abbiamo anche dei saluti dalla Nigeria, dallo Stato di Lagos, dalla Chiesa di Makoko, del fratello Benjamin e anche dei saluti dall'Ucraina. I nostri fratelli e le sorelle in Ucraina si trovano ovviamente in una situazione difficile a causa della guerra e ci chiedono anche di ricordarli nella preghiera. Mi viene in mente che ci sono anche fratelli e sorelle del Sud America che di recente sono stati gravemente colpiti da questi disastri naturali, che non hanno più lelettricità, tutti i raccolti sono distrutti, i tetti sono saltati via dalle loro case, sono in estrema difficoltà. Anche noi vogliamo affidarli all'aiuto del nostro Signore. L'abbiamo già sentito dal coro. Questa promessa di Isaia capitolo 40. Chi aspetta il Signore acquisterà nuove forze. E che il Signore conceda questo a tutti noi, a tutti coloro che sono nel bisogno, ma anche a tutti noi che siamo venuti qui, che il Signore sia efficace in noi che accenda anche noi un fuoco, come abbiamo sentito attraverso la potenza dello Spirito Santo, che anche oggi stiamo cercando di ottenere. Come abbiamo sentito ieri, possiamo essere grati di poter venire nella casa del Signore per ascoltare le parole di Dio. E poi abbiamo ascoltato parole meravigliose da Apocalisse capitolo 21, Isaia capitolo 24, capitolo 25, capitolo 26 su ciò che il Signore ha preparato per noi. Ed è stato detto, certa è la parola che abbiamo ascoltato, che il Signore fa tutte le cose nuove e che noi possiamo parteciparvi. E come leggiamo anche in seguito dal Salmo 89, beato il popolo che sa rallegrarsi, che cammina alla luce del suo volto. E poi anche dalla prima epistola di Pietro, capitolo 1, quello che il Signore ha già fatto per noi sulla croce del Golgotha, che siamo nati di nuovo come figli e figlie di Dio, che Egli ha preparato questa eredità per noi, ma che anche con noi ora, in questo tempo in cui stiamo attraversando la sofferenza, in cui la nostra fede è messa alla prova ci sostiene con la sua potenza. Anche di questo possiamo fidarci e anche di questo possiamo gioire, fratelli e sorelle. Ora, prima chiedo al nostro fratello Helmut Ross di cantare i cantici con noi, poi chiedo ai nostri fratelli e le sorelle di Bruxelles, a Jean-Claude, di cantare con noi il cantico Maranata e al fratello Dominique di leggere una parola di introduzione e di pregare. Prima di questo alziamoci in piedi e poniamo la riunione davanti al Signore. Amato Signore, insieme ti ringraziamo per l'opportunità di tornare di nuovo nella casa del Signore. Sì, Signore, non è una cosa scontata, è un nostro privilegio in questo momento, perché tu hai promesso di essere in mezzo a noi, che saremo preparati per la tua venuta. Ti chiediamo, Signore, di parlarci attraverso la Tua parola e di operare attraverso il Tuo Spirito. Ti presentiamo anche tutte le richieste di preghiera, comprese quelle dei nostri fratelli e le sorelle dell'Ucraina e del Sud America. Intervieni, oh Signore, e prendi di cura di tutto affinché possiamo ascoltare la Tua parola in pace e avere comunione, per essere pronti quando tu ritornerai. Mettiamo questa riunione nelle tue mani e chiediamo la tua benedizione. Accenda un fuoco nei nostri cuori, Signore, è il nostro desiderio e opera per renderci più graditi a te. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Sì, cantiamo come primo cantico. Dolcemente e teneramente Gesù ti chiama. Cantico numero 22. Il canto numero 22 di questo libretto. you yeah. Anche questa mattina siamo venuti di nuovo per ascoltare ciò che egli ha da dirci e poi per sperimentarlo. Cantiamo forse un altro canto di lode, il cantico numero uno. Cantico numero uno: Voglio cantare del mio Gesù, della sua grazia, amore e fedeltà. Buongiorno cari fratelli e sorelle, vi saluto anch'io nel nome del Signore. Credo che quello che il nostro amato fratello Jean-Claude ha appena cantato con i fratelli e le sorelle parli al nostro cuore. Noi aspettiamo il ritorno del Signore e ci aspettiamo questo ritorno nel nostro tempo. I segni dei tempi parlano un linguaggio chiaro. Ovunque guardiamo... Vediamo che la parola di Dio si sta adempiendo colpo su colpo. Il Signore è fedele e il Signore porterà vittoriosamente a compimento la sua opera in ognuno di noi. Il fratello Wagner mi ha appena chiesto di dire che il fratello Hervé sarà chiamato qui di fronte dopo la predicazione. Come introduzione vorrei leggere oggi una parola dal primo libro del Re capitolo 8. E prima di leggere questa parola vorrei dire una breve parola di conforto per i nostri fratelli e le sorelle in Ucraina. Anche se noi che viviamo qui e non siamo toccati dalla guerra e da queste difficoltà, non possiamo immaginare quello che stanno passando. Ma nel Salmo è scritto che il Signore ha fissato un obiettivo per ogni guerra. E quando questo obiettivo sarà raggiunto, anche queste difficoltà avranno fine. Anche se per noi è difficile comprendere le vie che il Signore spesso percorre, Egli ha uno scopo in ciò che fa. Alla fine sarà come disse Ezechia, Ho capito che tutta questa sofferenza è servita solo per il mio bene. Che il Signore continua a benedirci oggi dalle ricchezze della sua grazia. Leggiamo ora nel primo libro dei re, capitolo 8, dal versetto 22. Primo libro del re, capitolo 8, versetto 22. Poi Salomone si pose davanti all'altare del Signore. In presenza di tutta la comunità di Israele, stese le mani verso il cielo e disse: Oh Signore, Dio di Israele, non c'è Dio che sia simile a te, né lassù in cielo né quaggiù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi, che camminano in Tua presenza con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto la promessa date fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che hai dichiarato con la tua propria bocca, la tua mano oggi lo adempie. Lode e ringraziamento. L'adempimento delle promesse di Dio non avviene nel vuoto. Quando il Signore adempie le sue promesse, allora esse diventano visibili in noi, nella Chiesa, nella Sposa, ovunque la Sua parola viene creduta. Leggiamo anche nel primo libro del Re, capitolo 8, i versetti 56 e 57. sei der Herr. Sia benedetto il Signore che ha dato riposo al suo popolo Israele. Secondo tutte le promesse che aveva fatto, neanche una delle buone promesse fatte da Lui per mezzo del suo servo Mosè è rimasta inadempiuta. Il Signore, il nostro Dio, sia con noi come fu con i nostri padri. Non ci lasci e non ci abbandoni. Nel Nuovo Testamento abbiamo la promessa del nostro Signore Gesù Cristo. Egli non ci lascerà e non ci abbandonerà. Infine, leggiamo i ben noti versetti del capitolo 23 di Giosuè, per far comprendere quanto sia prezioso che il Signore è fedele in tutto ciò che fa. Giosuè capitolo 23, versetto 14. Giosuè capitolo 23, versetto 14. Ora, ecco, io me ne vado oggi per la via di ogni abitante della terra. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le buone parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciato su voi è caduta a terra. Tutte si sono compiute per voi. Neppure una è caduta a terra. Chi voi siamo noi? A noi ci si rivolge oggi. È scritto nella lettera ai Corinzi. Le promesse di Dio sono sì e amen. Per la gloria di Dio per mezzo nostro. Siamo noi, le promesse di Dio sono adempiute attraverso di noi, attraverso ogni singolo individuo. Il Signore adempirà la sua parola e io lo credo veramente, come abbiamo appena letto. E questo è importante, che crediamo alle promesse con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. E sperimenteremo l'adempimento della promessa il Signore è vicino il Signore è presente anche oggi non abbiamo bisogno di aspettare domani il Signore può realizzare le sue promesse ora oggi in mezzo a noi il Signore è presente lui vuole battezzare con lo spirito e col fuoco vuole ripristinare la potenza della risurrezione nella Chiesa la parola di Dio è stata restaurata, la parte dottrinale è terminata con la dipartita del fratello Frank. Il cibo è stato distribuito, abbiamo accesso a tutto il cibo che il Signore ha preparato per la sposa dal tempo del ministero del fratello Brana. Ogni fratello che serve ovunque ha la possibilità di accedere a questo cibo e di distribuirlo alle sue pecore. Ma ora si tratta di sperimentare il Signore in modo soprannaturale nella Chiesa. Anche questo fa parte della restaurazione. La parola, la predicazione, l'annuncio, tutto ha il suo posto. Ma ora si tratta di questo, che il Signore possa rivelarsi in modo soprannaturale nella Chiesa. Questo è ciò che desideriamo, ciò a cui tendiamo, che il Signore ripristini i doni, i frutti, i ministeri, ogni cosa. Come è stato detto ieri, apriamo i nostri cuori. Il Signore è fedele. Non rendiamo il Signore più piccolo di quello che è. Con Dio tutto è possibile. Come dice il Signore, ciò che sembra impossibile a voi dovrebbe essere impossibile per me. Dio può fare tutto anche oggi. Alziamoci in piedi e presentiamo questa riunione al Signore. Padre Celeste. Ti siamo grati dal profondo del cuore che possiamo credere come dice la Scrittura. È scritto: Chi crede come dice la Scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. E la tua parola è vivente, la tua parola è efficace, e la tua parola compie ciò per cui tu l'hai mandata. Benedici tutti noi oggi che siamo qui in questo luogo, tutti coloro che si sono uniti a noi per ascoltare la tua parola. Chiama gli ultimi e glorifica il tuo nome attraverso la tua sposa, allode della tua gloria. Non a noi, no, ma da gloria al tuo nome. Vogliamo glorificarti e lodarti anche per quello che stai facendo per noi oggi, Signore. Tu sei il grande io sono, tu sei il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Nulla è impossibile con te. Tu guarisci, tu liberi, tu salvi, tu redimi, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ti ringraziamo anche per questo giorno. Vogliamo lodarti e glorificarti e renderti onore. Nel meraviglioso nome di Gesù. Amen. Amen. che possiamo fidarci di lui in tutte le nostre situazioni di vita e affinché possiamo guardare a lui anche questa mattina. Ed egli dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, lì il nostro Signore stesso dice, in verità, in verità, io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio. Le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlasse loro. Questo è il punto, cari. Le sue pecore ascoltano la sua voce, conoscono la sua voce. E credo che noi siamo tra le sue pecore e conosciamo la sua voce. La sua voce e la sua parola nei nostri giorni, come lo era a quei tempi. Egli parlò loro, e coloro che lo seguirono sapevano chi stava parlando loro e chi dovevano seguire. E andarono dietro a lui e lo seguirono. E poi continua dicendo. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano a esuberanza. Che parola di conforto, che promessa. Le pecore avranno la vita in abbondanza. I pastori giusti non sono quelli che fanno vergognare le pecore, che le disperdono, ma il buon pastore. Egli ha dato la sua vita per le pecore. Cari fratelli e sorelle, chi dà la vita per le pecore ai nostri giorni? è un vero pastore di pecore. Possiamo ben dirlo. Poi continua dicendo, io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore, e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie e le mie mi conoscono. Come il padre mi conosce, e io conosco il padre, e do la mia vita per le pecore o anche delle altre pecore che non sono di questo ovile anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge un solo pastore per questo mi ama il padre perché io depongo la mia vita per riprenderla poi nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Fin qui le parole del nostro Signore Gesù Cristo. Cari, Concordiamo con l'autore dell'inno e cantiamo con lui ancora e ancora e diciamo, io confido in Gesù giorno dopo giorno, per quanto la tempesta possa infuriare. Sì, e confidiamo in lui non solo per qualche giorno, non solo per qualche ora, ma credo che possiamo dire con la coscienza pulita. Che vogliamo confidare in Lui dall'inizio alla fine. Fino a quando non passeremo dal credere al vedere. E qualunque cosa accada nella vita, non tutti i giorni sono uguali, anche all'esterno. A volte c'è il sole, a volte c'è la pioggia e la tempesta, e poi c'è la neve, e questo e quello arrivano. E così è nella vita, in tutte le nostre vite. Arriva in modo diverso, ma cari, dopo tutto questo il sole splende di nuovo, il sole della grazia splende di nuovo per noi. Cari, dopo qualsiasi cosa possa arrivare. E quindi siamo così felici e grati di poter confidare ancora e ancora nel nostro Signore. Dopotutto, Egli è il buon pastore ha dato la sua vita per noi. E a volte può sembrare che siamo abbandonati. Ma cari, egli non ci abbandona. Ho appena pensato che in quei giorni, quando egli era sulla terra e Lazzaro era morto, e sembrava come se lui non lo sapesse. Maria e Marta, Potrebbero aver pensato perché non è qui adesso, ora che c'è bisogno di lui, non è qui, perché non viene, perché ci ha deluso, perché deve essere così adesso. Lui sa tutto, perché non è qui al momento giusto. Cari, non dobbiamo preoccuparci. Egli incontrerà i suoi in modo meraviglioso all'ora giusta. Sarà al vostro fianco nel momento e nell'ora giusta. A volte può sembrare che siamo abbandonati, ma cari, Lui non ci lascia mai soli. Questo è ciò che dice la Bibbia. Questo è ciò che dice la scrittura. Chiunque ripone la propria speranza in Lui, non sarà svergognato. Cari, lode e ringraziamento siano al nostro Dio. Anche noi vogliamo offrirgli onore, lode e adorazione questa mattina. Egli dice qui: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. L'ha fatto, cari, o non l'ha fatto? Noi possiamo dire che Lui non ha pronunciato parole vuote, ma che in verità ha dato la sua vita per noi e ci ha redenti e liberati attraverso il suo prezioso e santo sangue che ha sparso sulla croce del Golgotha. E per questo siamo così felici e grati. E qui dice, le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Vorrei sottolineare questo aspetto in modo particolare per i nostri giorni, cari. Le sue pecore, che hanno ascoltato la sua parola, non ascolteranno nessun'altra voce, perché quando la sentiranno sapranno che non è la voce che viene da Dio. Loro sapranno cosa viene da Dio e seguiranno la voce del Signore, non la voce di un uomo, non la nostra voce, ma la voce della sua parola, cari. E per questo siamo così felici e grati. La parola del Signore non può diventare obsoleta, cari. Ma ciò che Egli ha detto rimane. E infatti tutti coloro che ripongono la loro speranza in Lui non saranno svergognati, anche ai nostri giorni. Anzi, è Lui che si prende cura di tutti noi. E loro lo ascolteranno e lo seguiranno. Non come scritto qui, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Lo vediamo nella realtà nei nostri giorni, che è davvero così. Ma il Signore rimane con i Suoi e i Suoi rimangono uniti a Lui. Siamo così felici e grati per questo e gli chiediamo di incontrarci ancora questa mattina che Egli continui a parlarci questa mattina, che continui a istruirci questa mattina dalla Sua parola. Abbiamo cantato qui, mi fido di Gesù nel tempo, mi fido di Lui per tutta l'eternità. E questo è il nostro obiettivo, cari? L'abbiamo fatto nostro? Come lo esprime questo compositore? Credo proprio di sì, cari, altrimenti non ci riuniremmo qui, ora dopo ora, per essere ammaestrati e fortificati di nuovo da lui. E il compositore dice, quando arriva la tribolazione, confido solo in Gesù, non solo nei giorni belli, non solo quando tutto va bene, ma anche nei giorni bui, quando arriva la tribolazione. Confidiamo in Lui e edifichiamo su Di Lui. Egli ci condurrà a destinazione. Sia benedetto e lodato il nome del nostro Signore. Cari, prima di continuare ad ascoltare la parola di Dio, Alziamoci in piedi per pregare insieme. Fedele Signore, ti ringraziamo dal profondo del cuore, anche in quest'ora mattutina, di essere ancora una volta qui riuniti, di invocare il tuo santo nome, di leggere la tua parola, di non riporre la nostra speranza nell'uomo, ma in te solo. Perché tu sei la nostra speranza, tu sei il nostro rifugio, Signore. E sappiamo che le tue promesse rimangono, non vacillano mai. E se tu hai promesso che sarai con noi tutti i giorni della nostra vita, fino alla fine, Signore, noi lo crediamo con tutto il cuore. Per questo ti chiediamo di parlarci questa mattina in modo speciale e sappiamo, signore, che quando tu hai detto che il cielo e la terra bruceranno, che le colline e le montagne scompariranno, signore, noi lo crediamo come tuo popolo e sappiamo che l'ora sta arrivando, il momento sta arrivando quando ogni tua parola si compirà. Oh, signore, noi ti adoriamo questa mattina, lodiamo la tua grazia e la tua fedeltà. La tua parola infallibile è spirito e vita, è affidabile, Signore. La parola dell'uomo, Signore, è solo fragile, perisce, ma la tua parola rimane con noi per l'eternità. Lode, onore e gloria al tuo glorioso e meraviglioso nome di Gesù. Ti chiedo di benedire tutti noi questa mattina e anche coloro che non possono essere qui. Benedici i nostri parenti, tutti i nostri cari, Signore, che il tuo spirito, la tua potenza, la tua gloria siano elargiti a tutti, prima che sia troppo tardi. Salva oggi, Signore, ciò che può essere salvato. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Se lo abbiamo cantato con il cuore e lo abbiamo inteso veramente, Dio ci aiuterà sicuramente. Egli conosce il profondo desiderio del nostro cuore di servirlo, di essere a sua disposizione, di fare la sua volontà per quanto possibile con la sua forza. Noi che siamo appena tornati da Israele, siamo ancora fortemente impressionati da ciò che abbiamo visto, sentito e sperimentato. E sappiamo che è vicino il momento in cui Dio si rivelerà a tutto il paese, a tutto il popolo. Il profeta Isaia chiede nel capitolo 66 chi ha udito e chi ha visto che una nazione nasca subito? Sion ha avuto un travaglio e ha partorito i suoi figli. Con Dio tutto è già compiuto. Lo sappiamo e vediamo come tutto si adempie passo dopo passo. E ogni volta ha di più da dirmi. Perché si possono vedere fisicamente tutti i luoghi. Là c'è il fiume Giordano, là c'è il Mar Rosso, là c'è il Monte Sion e lì il Monte degli Ulivi, qui la valle di Innon. In pratica ovunque si cammini, ovunque si stia, qui il giardino del Getsemani, lì il giardino della tomba, dove giaceva il Signore, ovunque si vada, ovunque si guardi. Vengono in mente le scritture, le cose che Dio ha fatto. Tutto prende vita. Ma in mezzo a tutto questo sorge un desiderio profondo. Signore, cammina per le nostre strade. Rivelati oggi. Può diventare un tale bisogno quando pensiamo a ciò che il Signore ha fatto e crediamo che Lui è risorto, che ha vinto tutto, che Egli è vivente e che è lo stesso oggi. Allora sorge in noi un desiderio: Signore, torna a noi come hai fatto prima. Estendi su di noi la tua mano trafitta. Come dice un cantico. Rivelati come nei tempi antichi: perché tutto cambia. Ma il Signore è sempre lo stesso e i suoi anni non hanno fine, come si legge nel Salmo 102. Il nostro Dio è un Dio fedele. Lo sentiamo di più in Israele che in qualsiasi altro paese. Quando le persone amano il Signore, ci rendiamo conto che è più intimo, più sentito e più profondo. Se non lo fanno, allora ci addolora ancora di più. Perché come persone provenienti dalle nazioni, abbiamo l'impressione che il suo popolo, che egli ha tanto amato, per il quale ha abbandonato sette nazioni nel paese di Canaan, per farli insediare. Se loro non lo amano e non lo riconoscono, allora ci fa ancora più male. E tuttavia possiamo affermare biblicamente che prima il numero completo dei gentili deve essere entrato nella Chiesa e poi Israele sarà salvato nella sua interezza. Tutto è così meravigliosamente ordinato da Dio. Egli non farà mai nulla che sia contrario alla sua parola. Tutto ciò che Dio fa, sarà sempre conforme alla sua parola, ai profeti e agli apostoli, senza la minima contraddizione. Come ho detto, è stato un periodo meraviglioso. Ieri sera ho raccontato diversi dettagli, quindi... Non voglio ripetermi, ma siamo stati davvero grati a Dio per i giorni che abbiamo potuto trascorrere insieme e con i nostri amici là. Le persone percepiscono se state parlando dal cuore o dall'interiore. Sanno quando dite vi vogliamo bene che sia vero o no. Beate le persone che non devono giudicarsi perché le loro parole e le loro azioni non corrispondono. Che sia così. Che diciamo con le labbra soltanto ciò che possiamo dire dal cuore, davanti al volto di Dio. Che potrebbe davvero essere d'accordo, sarebbe d'accordo per grazia. Ritorniamo ora alla parola di Dio. Quando leggiamo le sacre scritture e prendiamo a cuore ciò che è stato detto, allora non possiamo ignorarlo. E ho un desiderio e una richiesta. Non mettiamo la parola sugli altri e poi li misuriamo, come si dice, dalla testa ai piedi. Ma guardiamo noi stessi nella parola, come in uno specchio. Ed esaminiamoci davanti al volto di Dio per vedere a che punto siamo. Se leggete qui, le mie pecore ascoltano la mia voce e non seguono un estraneo. L'ho notato molto chiaramente con le mie pecore qui in giardino. Quando si fa un po' più buio, si ha l'impressione che stiano guardando ma stanno ancora tirando a indovinare e a cercare di aspettare. Ma nel momento in cui la voce diventa udibile c'è movimento, c'è reazione, c'è risposta. Non è tanto la figura quanto la voce che ha tutto da dire alle pecore. Questo è certamente il caso nell'ambito spirituale. Quando il Signore dice, le mie pecore ascoltano la mia voce, ma siamo sinceri oggi, quanti citano e leggono le stesse parole e mancano la parola di Dio? Non sentono più ciò che il buon pastore ha detto, ma ascoltano le varie interpretazioni. Anche questo mi ha toccato il cuore. Si incontrano sempre persone con cui si sviluppa una conversazione e poi si arriva a parlare del tempo della fine, di ciò che Dio ha promesso e di ciò che ha fatto. E poi ci sono le varie interpretazioni. E qui non c'è bisogno di rimproverare il popolo di Israele, che si tratti del Talmud o di tutti gli altri libri di interpretazione. Restiamo in noi stessi in questi giorni. Cos'è stato interpretato? Quanti hanno dato le interpretazioni più strane? a ciò che Dio ha fatto in questo tempo e pensano ancora di essere nel messaggio. Lasciatemelo dire chiaramente, c'è un solo messaggio divino ed è nella parola di Dio. Lo ripeto, c'è un solo messaggio divino. Ed è questo, la santa, infallibile, inerrante, eternamente valida parola di Dio. E non ho difficoltà a dire ancora una volta che crediamo con tutto il cuore che ogni profeta inviato da Dio deve proferire le parole di Dio. Non c'è profeta di Dio che possa ignorare la parola di Dio. La parola profeta implica che quest'uomo è un portavoce di Dio e nient'altro. Perciò crediamo che tutti i profeti e tutti gli apostoli debbano essere D'accordo in tutto ciò che hanno detto. Perché Dio ha parlato attraverso di loro. Uno non può dire una cosa e l'altro un'altra. Devono essere d'accordo. E quando si pensa a tutte le diverse interpretazioni sul ritorno del Signore, oh, allora si diventa tristi interiormente. Si dice Signore, perché non abbiamo imparato nulla dalla storia? A volte sarebbe bene che alcuni fratelli leggessero la storia della Chiesa per imparare da essa quali errori sono stati commessi in passato. Basterebbe leggere delle origini degli avventisti, di Ellen White o di coloro che hanno parlato, che hanno annunciato cose e poi hanno dato le loro interpretazioni, quando ciò che avevano annunciato non si è avverato. In questo possiamo ringraziare il Signore. E non prenderci alcun merito, sia che si tratti dell'anno 1963 con l'apertura dei sette suggelli, sia che si tratti dell'anno 1977 o di qualsiasi cosa possa ancora venire, anche il 1988, e allora ogni anno sarà uguale al 1988, perché lo si può capovolgere e mettere sulle gambe. E sembrerà sempre lo stesso. Non ci permetteremo mai di pensare di fissare tempi o scadenze. E poi quando le persone hanno un tale eccesso di stupidità e ti dicono in faccia: Eh, fratello Frank. Il Signore ha detto solo che non si possono conoscere l'ora e il giorno, ma non ha detto che non si possono conoscere l'anno e il mese. Sì, questo fa star male, soprattutto se non si è fatta colazione. Che senso hanno queste cose? quanto si può essere umani nelle questioni divine siamo grati al Signore che ci aiuta a tenere la sua parola con riverenza a rispettarla e a crederla di cuore forse siamo stati carenti in alcune cose ma Dio ci ha dato questo la riverenza di e il rispetto per la sua preziosa e santa parola. E abbiamo anche preso a cuore il fatto che nessuna profezia della scrittura è di privata interpretazione. Tutto ciò che Dio ha promesso lo farà. Non abbiamo bisogno di interpretarlo. Dio è il suo stesso interprete. Questo vale anche per il tema del ritorno del nostro Signore e si rivelerà vero. Egli sarà il suo stesso interprete perché lui ritornerà come è salito al cielo e ci porterà nella sua gloria. E quando la gente vi dice che siamo già ritornati, e che ora siamo qui sulla terra con il Signore? Oh, vi strazia interiormente. E si potrebbe pensare che persone come queste abbiano bisogno di un esame per vedere se tutto è a posto ai piani alti. Ma sono i demoni, sono i falsi spiriti che causano falsi insegnamenti, quindi tutto l'odio, tutta l'invidia, tutti gli omicidi, tutti gli assassini. Qui leggiamo nel Vangelo di Giovanni, il buon pastore dà la vita per le pecore. Fratelli, potremmo leggere da una lettera di Giovanni che siamo obbligati a dare la vita per i fratelli, come egli ha dato la vita per noi. Questo è lo standard che dobbiamo applicare anche noi. Non so dove sia ora, o oh sì, eccolo qui. Prima epistola di Giovanni, capitolo 3, versetti 15 e 16. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che... Nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso. Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo. Egli ha dato la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Questo è lo standard vicino. Chi è stato amato da Dio, in questo amore divino, sarà pronto a dare la vita per i fratelli. Quando leggiamo del buon pastore, dobbiamo ricordare ciò che è scritto nel profeta Zaccaria. Egli ha descritto la crocifissione in modo speciale. È stato lui a scrivere nel capitolo 13, versetto 7, Insorgi o spada contro il mio pastore e contro l'uomo che mi è compagno, dice il Signore degli eserciti. Colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Io volgerò la mia mano sui piccoli. Questa parola si è adempiuta. Colpisci il pastore e le pecore saranno disperse. Ma con la risurrezione si sono riunite di nuovo. Non solo la crocifissione, non solo l'umiliazione, non solo la dispersione, non solo la confusione, ma si sono ritrovati. Quando si diffuse la notizia, è vivente, è risorto. E nello stesso profeta, al capitolo 10, ci sono parole strane e questo in relazione al tempo dell'ultima pioggia. Leggiamo in Zaccaria capitolo 10 dal versetto 1 al versetto 3. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia, a ciascuno erba nel proprio campo, poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini vedono menzogne, i sogni mentono e danno un vano conforto, perciò costoro vanno errando come pecore. Sono afflitti perché non c'è pastore. La mia ira si è accesa contro i pastori e io punirò i capri, poiché il Signore degli eserciti visita il suo gregge, la casa di Giuda. E ne fa come il suo cavallo d'onore nella battaglia. Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il piolo, da lui l'arco di battaglia, da lui usciranno tutti i capi insieme, saranno come Prodi. Cari, come ho detto prima, nella sacra scrittura ci sono tanti riferimenti a ciò che sarebbe accaduto. E se guardiamo indietro ora, possiamo dire cosa è successo. Perché il nostro Signore è il buon pastore, ha dato la sua vita. Lui è della tribù di Giuda. Tutte le cose sono sorte, perché per mezzo di lui e in vista di lui tutte le cose sono state create. Gli uomini, come abbiamo letto, danno un ventoso conforto, ma il profeta Isaia proclama, consolate il mio popolo. Che cosa significava questo? Subito dopo si legge, una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore. Rendete diritta la strada al nostro Dio. Nel capitolo 11, si legge al versetto 7: Allora io mi misi a pascolare le pecore destinate al macello, e perciò le più misere del gregge, mi presi due bastoni chiamai l'uno favore e l'altro vincoli. E mi misi a pascolare il gregge. Eliminai tre pastori in un mese. Persi la pazienza con loro e anche loro si disgustarono di me. Io dissi, non vi porterò più al pascolo. La moribonda muoia, quella che sta per perire, perisca. E quelle che restano divorino l'una la carne dell'altra. Presi dunque il mio bastone favore e lo spezzai per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli. Quello fu annullato in quel giorno e le pecore più misere del gregge. Che mi osservavano, conobbero che quella era la parola del Signore. Io dissi loro: se vi sembra giusto, datemi il mio salario. Se no, lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sigli d'argento. Il Signore mi disse: gettalo per il vasaio, questo magnifico prezzo con il quale mi hanno valutato. Io presi i 30 sicli d'argento e li gettai nella casa del Signore per il vasaio, poi spezzai l'altro bastone, vincoli, per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele. Quando leggiamo queste parole, non dobbiamo forse pensare al Getsemani, al tradimento, ai trenta pezzi d'argento di Giuda che poi li gettò nella casa del Tempio, esclamando, ho tradito il sangue innocente. I profeti hanno predetto tutte queste cose in immagini oppure sono già state trattate profeticamente in prima persona. Il primo patto è stato annullato affinché il secondo potesse essere presentato come legalmente vincolante. L'Apostolo Paolo non afferma forse molto chiaramente nella sua lettera agli ebrei che il primo patto non ha potuto rendere perfetti e scrive è stato necessario togliere il primo per stabilire il secondo. Come sono meravigliose tutte le parole del nostro Dio. Questo profeta come Davide e altri ha dovuto parlare in prima persona dimmi quanto valgo per te ed è stato il Signore a parlare attraverso di lui ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento quanto valgo per te, valutami quanto valore ho per te Caro. E poi ecco questa parola meravigliosa. Il Signore mi disse gettalo per il vasaio. Questo magnifico prezzo è una questione che va al cuore. Non si trattava dei 30 pezzi d'argento di cui parliamo oggi ma del prezioso sangue dell'agnello di Dio, con il quale siamo stati riscattati. Che cosa significano per noi tutte queste cose? Cosa ci dicono queste parole? I profeti hanno dovuto fare tutte queste cose in anticipo. Le verghe venivano spezzate per dimostrare, per mostrare qualcosa. Dio ha fatto confluire il primo patto nel secondo. Ha dato un grande giorno di espiazione. Se ci pensiamo, il popolo di Israele celebra ancora oggi il grande giorno dell'espiazione probabilmente la festa più importante di tutto l'anno. Dio ci ha aperto gli occhi sul grande giorno dell'espiazione nella storia del piano di salvezza. Lì, sulla croce del Golgotha, Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con sé. Noi non celebriamo il giorno ma accettiamo la nostra riconciliazione perché noi abbiamo la riconciliazione e il perdono dei nostri peccati per mezzo del suo sangue. Non celebriamo un giorno ma ringraziamo Dio di essere riconciliati e graziati. Nel salmo più breve non so se sia il 117 o il 17. Vediamo. Lì il Signore ha parlato per bocca di questo salmista. Deve essere il 117. Lodate il Signore, voi nazioni tutte. Celebratelo, voi tutti i popoli poiché la sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia! Questo è probabilmente il salmo più breve, ma contiene tutto. Lui ha incluso noi, le nazioni, rispetto a Israele nel programma di Dio. Lodate il Signore, voi nazioni tutte. Celebratelo, voi tutti i popoli, poiché la Sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia! Chi dovrebbe sorprendersi che un Alleluia sia posto alla fine? La grazia di Dio, come abbiamo letto, regna potente su di noi, che possa compiersi. Zaccaria capitolo 9, versetto 11 dice, quanto a te Israele, a causa del sangue del tuo patto, io farò uscire i tuoi prigionieri. Dalla fossa senz'acqua. Tornate alla fortezza. O voi prigionieri della speranza. Anche oggi io ti dichiaro che ti renderò il doppio. Si potrebbe leggere e leggere. Dappertutto ci sono i pensieri più preziosi e meravigliosi del nostro Dio. Che cosa significano per me? Cosa significano per voi in pratica? Che cosa significa la parola di Dio per noi oggi? Che cosa realizza? Ieri sera abbiamo parlato di come dovremmo... Tremare di stupore per queste parole. Quando il Signore parlava al popolo, gli entrava nelle midolla e nelle ossa. Loro erano pieni di paura e tremore. Lo stupore e la santità li hanno investiti allo stesso tempo. E cosa ne consegue? Ma spero che Dio, nella sua grazia, faccia presto germogliare il seme seminato. Non posso credere che il seme sia stato seminato in vano. Non posso credere che sia stato tutto... Inutile. Dio ha delle persone che ha destinato a vedere la sua gloria. Loro ascolteranno e crederanno di cuore. Riceveranno ciò che Egli ha detto. In relazione alla voce del Signore dobbiamo pensare a Luca capitolo 21. E a Matteo capitolo 23 e 24. Ho letto prima in Matteo capitolo 23 le parole dal versetto 37. Forse perché siamo appena stati a Gerusalemme. Qui dice Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli? Come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. E voi non avete voluto. Quando leggo la parola radunare qui, il Signore era sulla terra in quel tempo. Molte persone si sono riunite intorno a lui. Ma qui si tratta di qualcosa di più. Lui voleva riunirle intorno a sé. Quando leggo queste parole, non posso fare a meno di pensare, raduna il mio popolo. Non solo per ascoltare, ma per prendere a cuore e sapere che non è stato un uomo a parlare, ma Dio ha parlato con autorità, in giustizia, in verità e santità. O siamo stati seduti ai piedi di Gamaliele? Certamente no, ma ai piedi del nostro Signore, che ha mandato i suoi servitori e profeti in ogni tempo. In Matteo capitolo 23, versetto 34 è scritto al futuro. Perciò, ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Ci sono due tipi di scribi, due tipi di profeti, due tipi di sapienti. Sempre due tipi. Alcuni sono veri profeti, altri sono falsi. Alcuni hanno la loro sapienza, altri la sapienza di Dio. Alcuni sono scribi istruiti da scribi, altri sono scribi istruiti da Dio. Come sta scritto? Non un fratello avrà bisogno di insegnare a un altro, ma tutti saranno ammaestrati da Dio, come sta scritto. E nessuno dovrà dire all'altro impara a conoscere il Signore. Tutti lo conosceranno, dal più giovane al più vecchio. Queste sono le promesse della parola. Ma guardate, ciò che precede la questione è molto importante. Io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi, uomini che lui manda. Questo è ciò che conta. E poi dice, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Gli scribi ammaestrati dagli uomini. Sono sempre stati molto popolari. Venivano in lunghe vesti, erano accolti al mercato, reclamavano tutti i posti d'onore e si sentivano a loro agio e celebrati tra la gente. Si tratta di uomini. Ecco, io vi mando. Sia benedetto il nome del Signore. Gli uomini, inviati da Dio, hanno portato la parola di Dio. E non hanno aggiunto nulla di proprio, hanno trasmesso fedelmente la parola ricevuta. E lo Spirito di Dio l'ha verificata. E a coloro che l'hanno ascoltata con fede ha dato comprensione. E a loro è stato dato di capire ciò che è stato proclamato. E non avevano bisogno di pensare da sé. Perché? erano stati introdotti dallo Spirito di Dio ai pensieri divini espressi nella parola. Perciò, ecco, io vi mando lode e ringraziamento siano al nostro Signore. In quel tempo egli parlò di Giovanni come di un uomo mandato da Dio. Quante volte ho sottolineato questo aspetto in riferimento al ministero del fratello Branham, un uomo mandato da Dio, con un messaggio di Dio per il popolo di Dio. Le parole per questo tempo sono state messe sul candelabro, le cose nascoste sono state rivelate, le cose non chiare sono diventate chiare, la luce è arrivata al tempo della sera per tutti coloro che sono disposti a camminare in questa luce, a ricevere questa parola in santità e a non mescolarla di nuovo. Vi dico che tutti coloro che non hanno mai ascoltato stanno meglio di coloro che hanno ascoltato e poi hanno mescolato di nuovo. È molto più difficile per loro uscirne che per tutti gli altri che non sono ancora usciti dalla prima Babele. Ora qui ci viene detto chiaramente che il Signore voleva radunare intorno a sé. Credo che la stessa cosa stia accadendo in questo tempo. Il Signore vuole radunare intorno a sé, non attorno a un fratello, non per ascoltare il suo insegnamento e il suo punto di vista. Il Signore reclama il suo gregge. E leggiamo nel profeta Zaccaria che egli stesso si prenderà cura del suo gregge. Egli rivendica il suo popolo. Come pastore. Si è lasciato colpire, ha dato la sua vita per il gregge, affinché noi gli appartenessimo. E non ascoltate, come dice qui, coloro che hanno proferito vanità e raccontato falsi sogni e confortato in vano e così via. Ma ascoltate il Signore. C'è una parola meravigliosa. Ascoltatemi e vivrete. Beate le persone che hanno un orecchio per ascoltare la voce del Signore, la voce della Sua parola dal cuore. Credo che il fratello Ross abbia sottolineato prima questo aspetto nella parola di introduzione. Se abbiamo riconosciuto che il Signore ci ha parlato, riconosceremo anche quando viene detto qualcosa che non proviene dalla bocca di Dio. Non siamo interessati a nient'altro che alla parola che è veramente uscita dalla bocca di Dio. Tutto il resto sarà messo in secondo piano e non condurrà alla meta, ma soltanto coloro che hanno riposto completamente la loro fiducia nel Signore. Qui il Signore dice, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. E voi? Non avete voluto. All'inizio molte migliaia di persone lo ascoltarono, ma non lo capirono. Quando ascoltavano le parole divine della rivelazione, portavano dentro di sé pensieri umani e quindi non potevano ricondurre le cose a un comune denominatore. Cari, se volete ricevere le parole di Dio, siate pronti prima a rinunciare a tutto il resto, a tutto ciò che è umano e da qualsiasi parte provenga per tirarlo fuori. Solo vasi, sì, santo maestro, ma pieni della tua potenza, come dice un inno. Il Signore vuole radunare che non sia vero in questo tempo che si debba dire ma voi non avete voluto. Non c'è niente di peggio per una persona che non riconosca l'ora della visitazione divina, che non ascolti quando il Signore parla e creda di cuore a ciò che Egli ha detto. Qui il Signore doveva far sapere loro, ma voi non avete voluto. Lui voleva, voleva che si radunassero attorno a Lui e dovette dire, ma voi non avete voluto. E poi venne il momento, potete leggerlo, in cui iniziò a fare qualche minaccia. Qui dice in Luca capitolo 21, quando fu annunciato il giudizio, dal versetto 20, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina. E poi approfondisce così via. E poi dice qui... Nel versetto 23, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti in cattività fra tutti le genti. Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Per anni il Signore aveva steso le sue braccia, per anni aveva chiamato e per anni essi udirono. Ma non ascoltarono, udirono, ma non presero a cuore la situazione. Poi la marea cambiò, la sua misericordia sembrò trasformarsi in ira. E qui viene usata la parola giudizio d'ira. Ho solo citato questa parola ieri, probabilmente scritto nella prima epistola ai Tessalonicesi capitolo 5, in riferimento alla Chiesa del Nuovo Testamento, che non siamo destinati al giudizio dell'ira, ma a ereditare la salvezza. Prima epistola ai Tessalonicesi capitolo 5, versetto 6. Non dormiamo dunque come gli altri. Ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono dormono di notte e quelli che si inebriano si inebriano di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza poiché Dio non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. C'è una moltitudine da cui l'ira di Dio si è allontanata. Per natura siamo tutti sotto l'ira di Dio. Non c'è nessuno che possa sfuggire. Ma poi sappiamo che l'ira di Dio che sarebbe venuta su di noi, è caduta sul nostro Signore. E noi non accettiamo semplicemente la salvezza. Sapete tutti cosa dice il fratello Branham in un sermone. Lui dice, avete paura di essere perduti e non volete andare all'inferno. Così ricevete Gesù come Salvatore ma non gli permettete di essere il Signore. Non gli permettete di governare su di voi, di disporre di voi, di essere il Signore. Si fa presto a dire Gesù è il Signore. E la Sacra Scrittura lo dice. Probabilmente in 1 Corinzi capitolo 12. Nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per mezzo dello Spirito Santo. Ma a cosa serve se non potete dire Gesù, tu sei il mio Signore, puoi disporre di me, puoi contare su di me, tu decidi, tu hai il dominio su di me. Sii tu il Signore della mia vita. Questo è ciò che tutti noi vogliamo, che Egli abbia il suo diritto su di noi. Questo si inserisce magnificamente anche in una parola che abbiamo visto di recente dal profeta Malachia. Nel giorno che io preparo, dice il Signore, voi vedrete la differenza fra chi mi serve e chi non mi serve. Se il Signore è il Signore, allora siamo a sua disposizione, lo serviamo e con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra vita, con tutti i nostri talenti, con tutto il nostro tempo, con tutta la nostra forza. È per questo che siamo qui. Si potrebbe continuare a leggere in questa parola l'ammonimento che probabilmente il Signore vuole che prendiamo a cuore alla fine di questa riunione è questo Egli vuole radunare parlare con noi ma vuole che lasciamo che la sua parola penetri nelle nostre midolla e nelle nostre ossa Lui non vuole che si dica di noi, ma voi non avete voluto. E poi arriva l'annuncio del giudizio di Ira. Tutti coloro che hanno ascoltato la voce del Signore, ma solo con queste orecchie, e hanno continuato a pensare i propri pensieri, e non sono stati in grado di discernere che qui non ci può essere mescolanza, ma che la parola di Dio deve essere ricevuta nei nostri cuori come seme puro. Tutti coloro che si mescolano si renderanno conto in seguito che saranno purtroppo colpiti dall'ira di Dio perché non hanno preso a cuore la parola di Dio e non sono stati in grado di discernere la sua voce. Forse l'hanno fatto, ma non l'hanno presa sul serio, pensando che ci fosse ancora spazio da qualche parte anche per i propri pensieri. Sapete tutti cosa ne penso. Lo dico di proposito. La mia opinione, credo che entrambe risalgano alle prime pagine della Bibbia. Nella Genesi, almeno fino al terzo capitolo, il secondo capitolo, il Signore Dio ha parlato molto chiaramente, ha dato istruzioni, ma il nemico è arrivato e ha preso la preziosa parola di Dio. E l'ha resa un po' diversa. Dio aveva detto chiaramente: potete mangiare di tutti gli alberi, ma non di questo. E il nemico viene a dire: Dio ha davvero detto che non dovete mangiare di tutti gli alberi? Tutti gli alberi erano nella frase, solo che la storia era invertita: nell'unico, nella parola originale c'era Dio la comunione con Dio, l'ubbidienza. C'era tutto ciò di cui avevano bisogno. Nell'altra c'era il pungiglione della morte. Tutto era troppo tardi, tutto era finito. Quando i primi uomini hanno sopportato che la parola di Dio fosse tolta dalla versione originale e restituita loro in una forma leggermente modificata. Cari, questa è una lezione che mi ha accompagnato per anni. Non c'è persona che possa rimanere spiritualmente viva, si ascolta in silenzio e la parola di Dio gli viene resa in una forma leggermente diversa le stesse frasi, le stesse parole, gli stessi temi, lo stesso giardino, gli stessi alberi, nulla è menzionato, ma leggermente cambiato. E la morte li ha già colpiti, separati da Dio. È arrivata tutta la miseria, tutte le difficoltà, tutti i problemi. Cari Dio non ci ha rivelato la sua parola chiara e vera per sentirla ripetere in forma diversa da qualcun altro, ma perché possiamo discernere chiaramente. Questo è il così, dice il Signore. E noi ci aggrappiamo a ciò perché è così e non permettiamo a nessuno. Di renderlo così bello e adatto a noi. La parola di Dio è già giusta e chiara. Chiunque pensi ancora di aver bisogno di qualcuno che gli chiarisca la parola di Dio, dovrà poi rendersi conto che non viene da Dio. Il serpente è venuto e ha chiarito tutto, ma dopo non c'era più nulla di chiaro. Una cosa era chiara, Dio aveva mantenuto ciò che aveva detto. Nel giorno in cui ne mangerete, certamente morirete. Cari, per me questa è una questione molto sacra. Dio e la parola di Dio sono ugualmente sacri. E se potessimo mostrare alla sua parola lo stesso rispetto e la stessa riverenza, che cerchiamo di mostrare a Lui, le cose sarebbero presto diverse per noi. Riconosceremmo che quando il Signore ci parla dobbiamo inchinarci e toglierci le scarpe. Come sapete, chiunque si tolga le scarpe deve prima di tutto inchinarsi, abbassarsi un po'. Dobbiamo inchinarci nella polvere davanti al Dio Onnipotente che ci parla. Chi siamo noi che il Dio Onnipotente ci ha parlato? Beato chi un giorno non dovrà sentirsi dire ma voi non avete voluto. Mi sta molto a cuore che nessuno sia messo in imbarazzo, ma che tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltare le parole di Dio in questi giorni, le conservino e le meditino allo stesso modo, pure e chiare con un cuore fine e buono, e siano tra coloro che si radunano intorno e davanti al Signore, come Pietro sperimentò in quel tempo nella casa di Cornelio a Cesarea. Cornelio disse, ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. Questo atteggiamento, questa riverenza per il Dio Onnipotente e per la sua parola, ebbe come conseguenza che mentre Egli stava ancora parlando, lo Spirito Santo stava già scendendo. Le persone erano radunate davanti al volto di Dio. Cari, quando questo tornerà ad essere radunati davanti al volto di Dio in santa riverenza, tutto sarà possibile. Non posso fare a meno di credere che la parola di Dio sia vera e che tutte le cose siano già state preparate per noi. Il Signore ha dato la sua vita per noi come buon pastore affinché potessimo avere cosa? la vita e averla in abbondanza. Non che siamo mendicanti spiritualmente parlando, ma avere la vita e averla in abbondanza. Lui ce l'ha data. Andiamo davanti a Lui in fede, nella preghiera, nel ringraziamento, perché veramente Egli è degno di essere onorato, anche se seduti su un mucchio di cenere. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Padre Celeste, dal nostro cuore ti ringraziamo per la tua preziosa e santa... Parola. Oh Signore, se la tua parola non fosse più valida, dove dovrebbe riposare la mia fede? Non mi preoccupo di mille mondi, ma cerco solo di eseguire la tua parola al meglio. Signore, ti chiediamo che la tua parola non sia uscita in vano. Fa che siamo tra coloro che si riuniscono intorno a te, che si radunano davanti al tuo volto, che ascoltano la tua voce, che credono alla tua parola e che sono a tua disposizione. Signore, quanto sei meraviglioso. Tu hai detto tutto in modo così preciso attraverso tutti i profeti. Oh Dio, nella polvere e con il cuore chino, ma con un cuore grato ti adoriamo, lodando la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Signore? Tu hai sulla terra persone che non sono destinate al giudizio dell'ira, ma a vedere la tua gloria. Sono i vincitori che hanno ascoltato ciò che lo Spirito dice alle chiese. E lo Spirito rivela solo la parola. E attraverso la parola la volontà di Dio. Alleluia. Ti ringrazio che hai messo questo nel mio cuore, verso la tua parola. Signore, tu sei la parola fatta carne. La tua sposa deve essere una sposa parola, senza mescolanze. Una pura sposa parola. Alleluia. Lode, onore e gloria siano a te. In fede ti ringraziamo fin d'ora che questa sposa sarà nella tua gloria e per grazia potremo essere tra loro. Gloria e adorazione siano al tuo santo nome. Amen.